Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia, seconda rete. Suarez e il suo esame truffa. Ecco cosa dicono le intercettazioni. La Guardia di Finanza di Perugia ha aperto un'indagine sull'esame sostenuto da Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. La Procura ha rilevato diverse irregolarità sul test linguistico. Gli argomenti della prova infatti erano stati preventivamente concordati con il candidato, secondo quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche. Il punteggio sarebbe stato attribuito ancora prima dello svolgimento dell'esame, nonostante una conoscenza elementare della lingua italiana. Oggi ho chiamato Lorenzo Rocca, si sente nelle intercettazioni, che gli ha detto la simulazione d'esame e abbiamo praticamente concordato quello che gli farà l'esame, dice Stefano Spina, incaricata della preparazione del calciatore e dell'organizzazione della prova. Non spiccica una parola, aggiunge, ma che livello dovrebbe passare? Chiede Diodato, un professore dell'esame. Spina risponde: non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non gli puoi far saltare perché non ha il B1. Lui sta memorizzando le varie parti dell'esame, emerge dall'intercettazione ambientale tra Rocca e la rettrice. E Greco dice: sul verbale non ho problemi a metterci la firma perché in commissione ci sono io e mi assumerò la responsabilità dell'attribuzione del punteggio. Beh, che dire, naturalmente voi sapete che il denaro comanda, il denaro muove tutto. E probabilmente chi dice deve passare, secondo voi perché dice deve passare? Lo dice perché è un tifoso della Juventus? Lo dice perché è un buono che aiuta i calciatori che non sanno l'italiano? Beh, immaginate un po' voi, il mondo si muove per i soldi. Qui girano milioni e milioni, ingaggi, pubblicità. Volete che un calciatore si ferma davanti a un esame di italiano B1? Attenzione che l'esame italiano B1 non è semplice. Quindi volete che un calciatore si ferma davanti a un esame di italiano quando ci sono intorno tutti quei soldi? Beh, voi capite che le spiegazioni non sono molte. L'esame B1. Ci sono sei livelli: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, A2 è l'elementare per i bambini, B1, B2 è l'intermedio, C1, C2 è come un nativo. Per insegnare in una università serve il livello C1, almeno di una lingua. C2 devi parlare perfettamente e non si riesce a distinguere la differenza tra un italiano e uno straniero col livello C1. C1 parla molto meglio di qualsiasi italiano col C1, della media degli italiani. Il livello B1 è un livello già intermedio, ma la lingua italiana è abbastanza complessa. Per avere il livello B1 devi avere una conoscenza dell'italiano alta, alta, devi coniugare i verbi, sapere che cos'è presente, l'imperfetto, il congiuntivo, il passato prossimo, il passato remoto, coniugare, mettere le preposizioni semplici e le preposizioni articolate di, a, da, in, con, su, per, tra, fra, preposizioni semplici, quelle articolate la somma della, dei, degli, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente complesso avere il livello B1, devi studiare l'italiano. Non spiccica una parola, non spiccica una parola. Questo è falso ideologico, truffa in una università. E quindi qui si svela l'italietta, eh? L'italietta deve passare perché c'è un ingaggio di 10 milioni. Che grande professionalità, eh? Deve passare perché ha un ingaggio di 10 milioni. Ma quello che dice queste parole, deve passare perché ha un ingaggio di 10 milioni, perché lo dice? E qui gli investigatori troveranno il motivo del perché dice questa frase.
Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi a questo canale, è gratuito e aiutate il canale a raggiungere un certo livello come il primo, Tele Italia. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.